Buonasera, mister. Buonasera. Chiaro che parte tutto da quell'episodio, quel calcio di rigore che abbiamo tutti visto che non c'era, fallo era fuori dell'area. Però bisogna facendo un'analisi abbastanza più chiara, diciamo, di questa partita. Alla fine però la Lazio aveva tempo di recuperare e anche la Lazio ha visto nel secondo tempo, mi è sembrata la Lazio vogliosa, grintosa, ha visto meglio nel primo. Ecco, che spiegazioni dà? Io credo che la voglia della squadra ce l'abbia messo e credo che sono d'accordo che nel primo tempo l'abbiamo interpretata bene perché abbiamo avuto le nostre occasioni, l'ha avuto qualcuno da Roma ma l'abbiamo avuto anche noi, la partita era equilibrata e sono stati due episodi che purtroppo hanno condizionato la gara, uno non dipende da noi perché chiaramente il rigore non c'era e invece sul secondo gol della Roma le responsabilità sono tutte nostre perché è una situazione che avevamo preparato, che conoscevamo e quindi abbiamo pagato caro prezzo. Di là. Mister, buonasera. Lei ieri ha definito Tagliavento uno dei migliori arbitri. Volevo sapere se è ancora della stessa opinione e se non pensa più in generale forse anche la designazione è stata sbagliata visti i precedenti. Devo dire onestamente che mi ha sorpreso ieri e non ero così a conoscenza che ho rossato diretto un'altra partita. Credo che Tagliavento sia un buon arbitro, credo che non sia fortunato con noi. Di qua. Lei era vicino, aveva parlato di gara importante, di gara della svolta, però in campo i giocatori sembrano non aver recepito questo messaggio. È preoccupato per questo? Ma è che devo senz'altro essere preoccupato, questa è la terza sconfitta in campionato, non c'è mai successo, la classifica non è ideale per noi, la posizione è quella, le prestazioni sono troppo altalenanti e io credo che, ripeto, che la squadra non ha mancato di voglia, la squadra ha commesso qualche errore e l'ha pagata a caro prezzo, questo sì, ma non è mancata la voglia, non è mancata la determinazione o la voglia di fare la gara, è che il momento è delicato e dobbiamo assolutamente lavorare bene, lavorare meglio perché abbiamo le possibilità, le qualità per venire fuori, però chiaramente facendo qualcosa in più di quello che stiamo facendo. E qua. Buonasera. Scorrendo la classifica, 6 vittorie e 6 sconfitte, sono tante 6 sconfitte. Volevo sapere se questa squadra ha dei deficit tecnici o non recepisce quello che lei indica. Abbiamo commesso degli errori, sicuramente, perché altrimenti non avremmo perso 6 partite. Questo è poco ma sicuro e quindi ci vuole più attenzione in tutto quello che facciamo. Ci sono dei limiti tecnici? Abbiamo commesso degli errori, io credo che possiamo fare sicuramente meglio. Se gli errori ci sono vuol dire che a volte abbiamo avuto dei limiti tecnici. Buonasera, mister. Certo. Come si gestisce adesso la pausa che arriva comunque dopo 3 sconfitte consecutive nel campionato? Io conosco solo un modo di gestire questi momenti, di lavorare meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso, di motivare e di scegliere meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso. Solo questo, testa bassa, parlare poco, lavorare tanto. E poi parlare con le prossime prestazioni, con i prossimi risultati. Mister, mi sembra che il tema tattico fosse quello di mettere, di sorprendere un po' la Roma dietro le spalle, cercando la profondità. Poi forse ha esagerato un pochino la squadra a cercare i lanci e non a portare palla su terra, oppure no? Secondo me è un'analisi corretta. Abbiamo cercato, si è vista la loro linea difensiva alta e in qualche occasione ci siamo anche riusciti a sorprenderla. E in tante altre è mancato veramente un centimetro per creare situazioni pericolose. Poi però dovevamo alternare sicuramente di più, c'era lo spazio per prendere tra le linee e questo forse ogni tanto è mancato, anche se le occasioni le abbiamo avute e purtroppo non siamo riusciti a segnare. Salve mister, al di là degli errori e delle situazioni tecnico-tattiche, l'anno scorso sembrava che la Lazio si divertisse giocando, quest'anno sembra che non ci sia lo stesso entusiasmo. Lei avverte questa cosa e se sì, sarà un problema in più? Beh, sicuramente è un problema in più, ma io credo che sia anche normale, perché voi continuate a parlare di voglia, determinazione, di rabbia e poi allo stesso tempo di entusiasmo. E l'entusiasmo lo creiamo con i risultati, l'entusiasmo lo creiamo con la continuità che purtroppo quest'anno non siamo mai riusciti ad avere o che abbiamo avuto solamente in parte e poi siamo
e poi dopo abbiamo avuto delle flessioni e delle partite non all'altezza. Quindi credo che adesso non si possa giocare per divertirsi, non si possa avere quell'entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a giocare e a vivere il momento con assoluta concentrazione, attenzione e determinazione, perché solamente con queste caratteristiche se ne può venire fuori. Di qua. Buonasera mister, cioè, volevo chiedere una cosa, sono già 3-4 volte gli arbitri, diciamo che insomma condizionano un po' le partite della Lazio. Le proteste poco vibranti, se la Lazio protesta male e poco, se ne è accorto in questo periodo? Perché io parto dal presupposto che questo rigore inesistente ha condizionato la gara, come ha detto lei. Poi un'altra cosa su Giorgio, dice perché è un'ora in campo, e poi l'altra che insomma la sente ancora sola questa squadra mista. Sulle proteste io non credo che oggi avremmo fatto, l'arbitro avrebbe preso una decisione diversa se la squadra avrebbe protestato, anche perché credo che la squadra abbia protestato nel momento del rigore, perché la squadra e i giocatori che erano vicini sapevano che non era rigore, perché hanno visto che il fallo era fuori. Giorgio ci ha dato tutto e ho messo Klos che stava bene, in buone condizioni, non volevo cambiare inizialmente l'assetto perché la squadra comunque era equilibrata. Certo che la squadra la sento mia, è il primo responsabile sono io di questo momento e tutti i giocatori sanno anche di avere anche loro le proprie responsabilità. Prego.